Allora, il messaggio sicuramente è quello che bisogna interiorizzare le cose che capitano, succedono nella vita. Questo non è un libro, non vuole narrare nulla, vuole far emozionare. È molto facile, molto spesso, raccontare delle storie, parlare di episodi successi. Io mi sono voluto soffermare sul fatto di cosa quelle storie lasciano all'interno delle persone che le vivono. E quindi mi sono voluto soffermare su quella fase importante, cruciale della vita, che è il passaggio dai 20 ai 30 anni. Quindi tutti gli episodi, tutte le situazioni del termine della scuola, dell'inizio dell'università, dell'ingresso nel mondo del lavoro. Ho voluto tracciare un bilancio di questi anni, anche se si è giovani per dirlo, però ho voluto rimarcare il fatto che il tempo che trascorre in noi ci lascia delle tracce. Ed è importante da queste tracce saperne cogliere dei valori, saperne cogliere degli esempi. L'Arma è sempre stata molto attenta alle attività sportive con il suo gruppo sportivo che ha dato allo sport italiano e allo sport, diciamo, mondiale anche, campioni di assoluta grandezza, da Raimondo Linzea ad Alberto Tomba, giusto per dare due esempi, ma si sono distinti nell'equitazione e nello sci, ma insieme a loro la squadra nazionale di pallanuoto negli anni passati fu composta da numerosi carabinieri. Il ciclismo è stata la mia vita. Io sono nato in una famiglia di ciclisti. Mio padre era un corridore, mio zio lo stesso e così. Io sono nato con questa passione e l'ho portata avanti fino ad arrivare al clou della mia carriera. Ho fatto il professionista, ho fatto dei risultati che tutti un po' conoscono, chi si ricorda di me, io ho vinto la maglia bianca al Giro d'Italia del 1981. Niente, è stata la mia vita ed ancora oggi è la mia vita perché io aiuto un po' i giovani calabresi, i giovani della provincia di Cosenza, che hanno magari delle qualità e riesco tramite le mie amicizie a spingerli un po' ad aiutarli per affrontare la carriera del ciclismo.